Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il martedì 23 novembre, la Chiesa ricorda San Clemente I, Papa e Martire, e San Colombano Abate. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, mirabile nella forza di tutti i tuoi santi, concedoni di vivere nella gioia l'annuale memoria di San Clemente, sacerdote e martire del tuo Figlio, che testimoniò con il sangue il mistero celebrato e conformò con la vita il Vangelo che annunciava. O Dio, che in San Colombano hai congiunto in modo mirabile l'annuncio del Vangelo e l'amore per la vita monastica, concedi anche noi, per sua intercessione e con il suo esempio, di cercare te sopra ogni cosa e di lavorare assiduamente per accrescere il popolo dei credenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Daniele disse a Nabucodonosor: Tu stavi osservando, re, ed ecco una statua enorme di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza intervento di mano d'uomo, e andò a sbattere contro i piedi della statua, che erano di ferro e d'argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta la terra. Questo è il sogno. Ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, re, sei il re dei re. A te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la gloria. Dovunque si trovino figli dell'uomo, animali selvatici e uccelli del cielo, Egli li ha dati nelle tue mani. Tu li domini tutti. Tu sei la testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Ci sarà poi un quarto regno, duro come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d'argilla, da vasaio, e in parte di ferro. Ciò significa che il regno sarà diviso, ma ci sarà in esso la durezza del ferro, poiché ha veduto il ferro unito all'argilla fangosa. Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, ciò significa che una parte del regno sarà forte e l'altra fragile. Il fatto di aver visto il ferro mescolato con l'argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con l'argilla fangosa. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di mano uomo, che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha fatto conoscere al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione. Parola di Dio. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore.
benedite potenze tutte del Signore, il Signore, lodatelo, esaltatelo nei secoli. Alleluia, alleluia. Sii fedele fino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. Alleluia. In quel tempo, dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi dicevo a loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo. Parola del Signore. Dio onnipotente, che ci dai la gioia di partecipare ai divini misteri, non permettere che ci separiamo mai da te, fonte di ogni bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, per l'intercessione di San Clemente I e di San Colombano, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel Signore, pace e bene.